Ci troviamo all'Hotel Tiziano di Lecce perché è in corso un convegno dedicato al settore medico della cardiologia, tant'è che il convegno stesso si chiama Cardiopolis. Innovazione, parliamo di innovazione in questo settore, ci troviamo con uno degli organizzatori di questo convegno, ovvero il dottor Francesco Magliari, al quale chiediamo subito quali sono state le ragioni fondative per voler mettere in piedi questo convegno. Dunque, i motivi per realizzare questo convegno sono stati, è stato più di uno. Il primo, di dare la giusta attenzione alla cardiologia del Salento, intendo per Salento, Lecce, ma anche Brindisi e Taranto. C'è una cardiologia che di fatto esiste da diversi decenni e che ha al suo attivo una serie di progressi nel corso di questi decenni. Voglio ricordare che a Lecce la prima unità coronarica è stata istituita nel 1977 ed era stata una specie di rivoluzione copernicana, nel senso di rispetto all'assistenza che si faceva sino allora dell'infartuato, che era, la cui terapia era solo l'allettamento prolungato. Quindi dare il giusto peso a quella che ha rappresentato la cardiologia nel nostro Salento, in cui ci sono varie unità coronariche nella provincia di Lecce, ma anche nella provincia di Brindisi e di Taranto, Noi siamo stati tanti anni fa, fine degli anni 70, siamo stati fra i primi centri dell'Italia centro-meridionale a impiantare dei pacemaker, quindi c'è una lunga storia. E poi in secondo luogo lo scopo di questo convegno è quello di voler preparare, stimolare, a cambiare un pochettino l'impostazione dello specialista cardiologo in questi ultimi anni, cioè che non può essere più quella classica, ma deve essere una strategia che è improntata ad essere a quella che è la realtà adesso nelle nostre unità coronariche, in cui noi non accogliamo solamente il paziente infartuato, perché veniamo pazienti di altre tipologie, per cui c'è necessità di avere competenze e di essere anche preparati per altre problematiche che spesso hanno i nostri pazienti, che possono essere di vario ordine specialistico, nefrologico per esempio, endocrinologico, chirurgico, tanti aspetti che noi non possiamo più ignorare. Quindi la formazione stessa del cardiologo clinico adesso, dico clinico perché è proprio la parte clinica di questa materia che deve essere sicuramente valorizzata molto, perché la clinica della nostra specialità è fondamentale al di là di tutte le tecniche specialistiche. Perfetto. Posso chiedere il favore di ripetere quest'ultima frase perché sono passati sopra. Ah sì, parlavamo del secondo aspetto, no? Sì, tutto l'ultimo... No, il concetto era questo, che è importante che oggi come oggi il cardiologo, l'importante è la cardiologia clinica, cioè non la cardiologia solo legata all'aspetto strumentale, all'aspetto relativo a varie attrezzature che sicuramente ci permettono di fare tanto in termini di diagnosi, in termini di terapia. Non può sfuggire l'insieme del malato, che non può essere settorializzato oltre un certo limite, deve essere considerato nel suo insieme, quindi il cardiologo clinico che vede i segni clinici e anche alla luce di alcune indagini, deve essere rivalutata molto questo aspetto, su questo noi anche insistiamo molto. Perfetto, la ringrazio molto.